Salve, oggi non voglio insultarvi, branco di idioti, bensì parlarvi dei primi anni 90, un decennio che sembra distante e vicino al tempo stesso, per tutti i cambiamenti che sono avvenuti dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Tanto per dirvi, proprio all'inizio degli anni 90 è nata in Italia la prima TV a pagamento, Telepiù. E grazie a Telepiù 2, uno dei canali del gruppo Telepiù, io ho conosciuto, e come me tanti altri ragazzini che frequentavano elementari o medie, il fenomeno americano del wrestling. Il wrestling, infatti, veniva trasmesso in chiaro, e anche noi morti di fame potevamo guardarlo senza spendere un centesimo. Venivano trasmessi gli incontri della World Wrestling Federation, federazione che poi nel corso degli anni ha cambiato anch'essa nome in World Wrestling Entertainment. Personaggi così vivaci, colorati, direi dai tratti cartuneschi come quelli del wrestling dei primi anni 90, non potevano non affascinare un giovane di quel periodo, visto che appunto ogni lottatore interpretava un personaggio ben definito, dal pescatore al poliziotto, passando per i clown o l'indiano. Questi erano solo alcuni dei personaggi che si potevano ammirare in quel circo colorato che era appunto il wrestling di quel periodo. Molti di noi ragazzi avevano già come mito l'uomo tigre, il famoso lottatore giapponese dei cartoni animati. Quindi vedere in carne ed ossa gli eroi del cartone, anche se naturalmente diversi, ma comunque erano simili, trasportati nella realtà, non potevano colpire. Quindi, attaccati ai televisori, guardavamo tutti gli eventi. Ricordo per esempio la Royal Rumble con Ric Flair entrato come terzo che poi ha vinto. E mi ricordo soprattutto l'incontro tra i due beniamini di noi tutti. Hulk Hogan da una parte, l'eroe americano, e dall'altra di Ultimate Warrior. Forse il lottatore più amato in Italia in quel periodo. E effettivamente era anche per ciò che era. Era come un cartone animato, non ci vedevamo dietro nulla di particolare, non sentivamo la necessità di avere dei personaggi controversi o che potessero rappresentare tutte le sfumature della nostra società. Volevamo dei supereroi e dei supercattivi. E ritengo che quel modo di osservare lo spettacolo wrestling sia corretto anche oggi, perché ogni cosa deve essere valutata secondo l'ottica giusta. Il wrestling è uno spettacolo divertente, semplice. Non si può richiedere una profondità di contenuti che invece dovrebbero essere prerogativa di altri spettacoli impegnati. Giusto ieri, 8 aprile 2014, è morto Ultimate Warrior per un infarto. Non voglio parlare delle cause che hanno portato a questa morte. Mi sembrerebbe di cattivo gusto tirarle in ballo. Voglio celebrare piuttosto con questo video il suo personaggio e quello che rappresentava per noi tutti, un eroe, in grado di divertirci e di entusiasmarci. Probabilmente ai giorni nostri verrebbe fischiato e considerato un pippone, visto che tecnicamente sicuramente non era eccelso. Eppure a noi suscitava quell'entusiasmo per il carisma che aveva, per quel modo assurdo che aveva di parlare, per come stringeva le corde e le agitava sul ring. Ecco, per tutti questi piccoli atteggiamenti che riuscivano però a trasmetterci una grande energia, indipendentemente dal parco mosse e dalla tecnica. Ecco, vorrei che le persone, anche i ragazzini, iniziassero a usare il cervello dove conta e non invece usarlo per crearsi delle assurde paranoie o dei complessi in merito a uno spettacolo come il wrestling, che dovrebbe essere semplicità e divertimento. Sicuramente non mi reputo come buffa,
in grado di trasmettere appieno le emozioni relative a un evento sportivo o a un personaggio. Spero comunque con questo video di avervi trasmesso almeno parzialmente quello che noi tutti giovani provavamo ad inizio anni 90 in merito al wrestling, a questa novità che proveniva dagli Stati Uniti. Con questa speranza concludo il video porgendo il mio rispettoso saluto al grande guerriero. Ciao, eroe.